Coach, una vittoria bellissima, 3-0, forse al di là anche delle più rosee aspettative. Cosa ha fatto la differenza in questa giornata bellissima per Cuneo? Ma sicuramente lo spirito con cui siamo scesi in campo, l'intensità che abbiamo messo in difesa, non abbiamo mollato una palla, abbiamo reso molto difficile il loro cambio palla, comunque tenendo bene le traiettorie principali della squadra avversaria. E direi che abbiamo trovato anche delle buone soluzioni d'attacco, tranne il secondo set dove siamo un attimo calati quando eravamo in vantaggio di 4-5 punti, abbiamo permesso di rientrare, però direi che è stata sicuramente un'ottima partita, soprattutto nell'intensità che abbiamo messo in ogni cosa che abbiamo fatto. Ed anche si è vista una personalità, una capacità di gestire i momenti chiave che magari non ci si aspetterebbe da una formazione così giovane, perché insomma sono stati tutti e tre i set nel finale in cui si è andato punto a punto e l'ha spuntata sempre Cuneo. Sì, diciamo che questo gruppo in questo momento del campionato sta giocando con una tranquillità e una serenità che gli permette comunque di giocare bene anche i punti importanti. In più sicuramente ci sono anche doti caratteriali individuali che stanno emergendo, quindi siamo tutti soddisfatti perché comunque stanno dimostrando queste ragazze, insomma, di meritare questa opportunità e per noi che dobbiamo raggiungere questo obiettivo che è la salvezza è sicuramente un bel auspicio, un buon auspicio. Due vittorie importanti subito nelle prime due partite, insomma, si aspettava un inizio così bello. No, così era difficile immaginarselo. Però dai, è un campionato, io l'ho detto un mesetto fa che le prime 5-6 partite sarebbero state un po' particolari, un po' per tutti, perché venire da un periodo di 5-6 mesi di inattività è comunque difficile ritrovare il ritmo gara, atteggiamento giusto e quindi ho visto anche ieri sera la partita di Trento che non è promossa, l'entusiasmo in questa fase iniziale sicuramente fanno la differenza. Quindi speriamo di continuare così e che le ragazze continuino a migliorare e crescere perché ci daranno delle belle soddisfazioni.